Buongiorno, sono Don Claudio, parroco di San Bernardo Tolomei, Santa Caterina, dottore della Chiesa e Casciano delle Masse. Oggi leggiamo il Vangelo di Luca, al capitolo 4, versetti 31-37. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Siamo ancora agli inizi della vita pubblica di Gesù. Probabilmente è la prima volta che predica a Cafarnao, nella sinagoga, città in cui dopo abiterà abitualmente, dove tornerà spesso dopo ogni suo viaggio. E la prima azione che fa, insieme alla predicazione del Vangelo, è la liberazione di un uomo posseduto da un demonio impuro. È molto importante questa azione di Gesù, la guarigione e l'allontanamento dei demoni. Gesù predicava il Vangelo, sono le prime righe dei Vangeli sinottici, dice Gesù predicava il Vangelo, la buona notizia, dicendo: «Il regno di Dio è vicino, è qui, convertitevi, credete al Vangelo». E questa buona notizia, che Dio ormai regna, che Dio è presente per liberare dal male, Gesù la avvalorava con i suoi miracoli, specialmente con la cacciata dei demoni. Il demonio che vuole invece la rovina, il male dell'uomo, al contrario di Dio. Il demonio che è fonte di peccato, di divisione, di rovina appunto degli esseri umani. La sua cacciata indica che ormai c'è il più forte, Dio che interviene in Gesù. Ecco il Vangelo in opera, la buona notizia della vittoria sul male, della liberazione dell'uomo, in cui Dio vuole regnare, l'amore di Dio vuole regnare. Qual è il messaggio per noi? Lo vediamo intanto dalla reazione terrorizzata del demonio in quest'uomo: «Basta, che vuoi da noi? Sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei». È un grido disperato, urla, dice il Vangelo, grida forte, si sente perduto. Gesù lo caccia e la gente presente con meraviglia, presi da timore, ma è un timore meravigliato, incredulo, ma dalla speranza che veramente il demonio possa essere vinto per sempre. Che parola è mai questa? Comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno. È la constatazione della salvezza ormai che è venuta. Gesù è più forte del male. Applichiamola alla nostra vita. Questo stupore meravigliato e pieno di speranza. Gesù è più forte del demonio. Cosa vuol dire? È più forte dei miei peccati. Gesù è più forte della mia disperazione. È più forte Gesù dei miei fallimenti.
dei miei fallimenti scolastici, lavorativi, affettivi, è più forte delle mie paure del futuro, è più forte delle mie delusioni, delle delusioni che gli altri hanno nei miei confronti o che io ho nei confronti degli altri, in cui speravo di più, è più forte dei tradimenti, Gesù, è più forte di ogni tipo di nemico. Anche della morte, più forte dell'indifferenza, più forte dell'ingiustizia, basta lasciarlo avvicinare a noi. Lui viene per liberarci dal male, per darci la vera libertà e la vera gioia che solo Lui può dare. Lui è il Figlio di Dio che ci ama. Io resto con te. Buon cammino. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.